Allora, sostanzialmente l'ingranditore è composto da pochi pezzi relativamente. Si comincia con la base, con l'attacco della colonna, con questa piastra metallica e con questi due bulloni qua. Bisogna fissare la piastra alla colonna in questo modo. Sotto fa presa questa piastra. L'attrezzatura che serve in pratica è una chiave da 13. Basta una chiave da 13, anche se io ne ho due perché è meglio usarne due, ma può bastarne una sola. Si stringe senza tirare proprio tantissimo, altrimenti si va a rovinare la parte di legno sottostante all'attacco della piastra. Così è montata. Adesso si prende la colonna. Ovviamente la parte dove va agganciato l'ingranditore va nel verso l'alto, ovvio. La si posiziona in questo modo. Si prende la piastra metallica più piccola, questa, si mette davanti e si prendono gli altri due bulloni con i dadi, questi qua, e si infilano i bulloni dalla parte anteriore. E si fissano dietro ovviamente con i dadi. Vediamo se si riesce a far vedere la parte dietro. Ci sono anche due rondelle che ora non metto perché insomma devo prenderle, sono lì, ma tanto devo rismontare tutto. Sono queste. Si mettono tra il dado e il bullone. Si tira. A un certo momento comincia a girare il bullone, per quello io ho due chiavi da 13, ma si può fare anche con una pinza. Così è fissata la colonna alla base. Adesso la testa dell'ingranditore è già montata. La testa colore è già montata sulla base. Basta banalmente infilarla nel perno. La posizione centrale viene identificata da un leggero click dato da delle scanalature che servono ad avere i 45, i 90, i 0 gradi di inclinazione. Di qua c'è il pomello per stringere. Qua, con questo pomello si stringe. La testa è fissata alla colonna. Questa ovviamente è la manopolina per abbassare ed alzare l'ingranditore e questa invece è quella per abbassare ed alzare il soffietto. Questa leva qua invece è quella che cambia gli specchi che danno l'illuminazione per il
il formato 35 mm e per il formato 6x6. In pratica switchano dei piccoli box che cambiano il tipo di il modo di riflettere la luce nel vetro smerigliato qua sotto. Per cambiare la lampadina bisogna o per accedere comunque al vano dove ci sono i filtri di croici, bisogna allentare queste due viti qua, si fa a mano, sono due grinate apposta, si riesce a fare tranquillamente a mano. E non vengono via, sono agganciate alla base e si sfila semplicemente la testa. Eccola. La lampadina, per accedere alla lampadina basta semplicemente svitare questa vitina qua. E la lampadina è là dentro. Si vede anche forse come funziona il meccanismo di passaggio dal 6x6 al 35 mm. Ci sono questi due box che si switchano. Li mettiamo a coperchietto. E rimettiamo la testa, cosa facilissima, qua ci sono le scanalature che devono entrare qua nei due perni di guida del soffietto. Si infila così e si riavvitano a mano queste due viti qua sotto. Ok, il portanegativi, banalissimo. Lo si infila dalla parte della scritta, ovviamente verso l'alto, lo si infila. Qui ha un meccanismo di blocco, che è questo, per muovere il negativo all'interno senza dover tirare fuori tutto, per spostarlo e sistemarlo sotto, nella posizione migliore di proiezione, e poi si ripressa il negativo agendo su questa levettina qua. Questi qua sono i filtri di croici che cambiano, non so se si vede, che cambiano l'intensità della luce colorata e si usano nel bianco e nero per cambiare il contrasto nella carta a contrasto variabile. Qua ci sono le tre manopoline e dietro la testa dell'M605 c'è una regolazione, qua adesso non si vedrà mai, e qua dietro è difficile da agire, bisogna tirare giù la testa, che inserisce o disinserisce un filtro aggiuntivo che toglie un po' di luce. Nel caso in cui i tempi siano comunque troppo brevi, si può aggiungere questo filtro in modo da allungare i tempi di proiezione. Mi pare che tolga due stop, se non vado errato. Il filtro rosso si inserisce sotto, c'è un buchino e di qua c'è il perno, non so se riusciamo a farlo vedere. Questo qui è il perno che lo tiene fissato, si infila il filtro nella sua sede, nel buchino che c'è sotto, e si avvita il fermo, eccolo, non esce più. E infine l'anello porta ottica, che non so più dov'è, l'anello porta ottica, usiamone un altro, che si inserisce in questo modo qua, con la scanalatura rivolta verso il basso, e si fissa attraverso questo pomellino qui. Bisogna stare attenti che sia fissato bene, altrimenti l'ottica è un po' storta e proietta male l'immagine, dando una parte dell'immagine sfocata. Finito, si monta l'ottica a vite ovviamente e l'ingranditore è montato. Siamo stati 7 minuti con tanto di chiacchiere.